Franco Sciarrillo e Maria Zecchino, 75 anni lui, 68 lei, una vita dedicata all'arte del presepe. Da oltre 20 anni la loro abitazione di Rione San Pietro ad Ariano Irpino si trasforma in una piccola Betlemme. Lo scenario davvero molto suggestivo è questo che vedete. Francesco e Maria, una vita dedicata al presepe, possiamo dire. Esatto. Si può dire, è vero. Come nasce questa passione? Nasce per mezzo dei figli, per far vedere i figli, come si viveva una volta, i nipotini adesso, ma prima di tutto per i figli. E dopo sono venuti i nipotini. Abbiamo cominciato da 50 centimetri un presepe, adesso siamo arrivati a più di 10 metri. E come avviene la lavorazione? E la lavorazione non lo dico Gianni, è una cosa veramente un sacrificio, ma purtroppo per i figli, per i nipoti, fa questo ed altro. Lei diceva che la mente di tutto questo è sua moglie. Sì, è vero. A me mi dice fai questo, io faccio, la seguo, però è lei che fa tutto, devo dire la verità. Perché c'ha pazienza, impegno e piace. Ogni anno c'è una novità. Esatto. Anno per anno. Anno per anno. In 20 anni abbiamo sempre migliorato, sempre fatto novità. Qual è l'angolo più bello, signora? Non per me sono tutti belli. Una cosa che si vive con passione, con entusiasmo. Avete curato tutto nei minimi dettagli. Sì, sì. Io come se vivesse nel paese. Questo è un piccolo paese, è come se fosse creato da me. Tanta passione, tanto lavoro, ci vuole anche tempo per realizzarlo, forse non si fa in tempo a smontarlo che arriva già un altro Natale. Esatto. Esatto, ci vogliono più di 30 giorni, quasi un mese più. Però con sacrificio, anche fino a mezzanotte, ci siamo riusciti anche quest'anno. Dall'antico al nuovo, oltre 1000 pezzi tutti realizzati a mano, 10 metri di larghezza e 2 di altezza, oltre 3 quintali di pietre, legno e tanto altro ancora. Un mese intenso di lavoro e tanti sacrifici per dedicare a tutta la città e non solo questa grande opera d'arte. C'è un angolo che ci vuole mostrare che le sta più a cuore. Questo è Erode, il deserto dove sta Erode, ammazzavano i bambini. Quest'altro è i pescatori. Qua tutte pietre prese dal Gargano, che sono parecchie pietre, parecchio peso. Purtroppo sono tutte messe uno sull'altro in modo che si fa la grotta. E questo è poi. Qui abbiamo i mestieri. I mestieri che oggi forse non esistono più. I maniscalco là. E i bambini nemmeno lo conoscono più. La cosa che ci colpisce è che si sente anche l'odore del vino. L'odore del vino, sì, quello è proprio il vino. Esatto. Sì. Come il batte. È vino vero. Poi abbiamo il fornaio. Il fornaio. Con i tagliolini, qua il pane che è stato fatto da me, mia moglie ammassava, io lo facevo subito, mi prendevo un pochettino di pasta e impastava. Questa casa è stata fatta pure da me, realizzata da me. Ecco, tutto. Qui la casa, proprio scene di vita quotidiana. È vero, è la vita che si faceva una volta, piena di sacrifici. Come si lavava la faccia, dai, il sapone, la tovaglia, tutto appeso da vicino. L'olio. L'olio, sì. L'olio. Mi ricordo quando lo faceva mio padre, che io ero piccola. Si chiamava proprio Papporicchio. È il ricordo del mio papà. Poi c'è la macelleria, dove vendono i salami. La frutta. La frutta. Davvero non manca niente. Non manca niente. Questo poi andiamo al paese. In città dove stanno le case più moderne. Quindi abbiamo visto la parte antica. La parte antica e la parte moderna. La parte moderna. E arriviamo anche a un monumento storico, la fontana. La fontana della Maddalena. Della Maddalena. Abbiamo 200 metri qua. Immancabile. Immancabile.
si fa a posizionare tutti questi pastori, queste scene negli angoli? Immagini come si viveva. Immagine le metto a posto, sta tutto al suo posto, quella è la cosa bella di mia moglie, io non c'è bisogno, devo dire niente, non c'è niente da dire. Ha fatto questa grotta qua che non so nemmeno io dove va a finire, là sotto sembra una cosa profonda. Un po' come i camminamenti di Ariano. Come, bravo, c'è una cosa qua, c'è il terreno dove stanno i cavalli, vanno a bere, a mangiare qua. Questo creare il terreno, questo già non manca niente. Bene, per il primo anno noi di 8 Channel siamo onorati di questa bellissima realizzazione di creazione in una casa poi, che è diventata proprio davvero molto molto caratteristica. Perché abbiamo tolto la parete, abbiamo fatto una stanza giusto per il presepe, che qua è diventata ancora stretta, anche quest'anno. Perché vogliamo sempre mettere, ma purtroppo non possiamo. Ma noi ci rivedremo ancora il prossimo anno. Ma speriamo che con l'aiuto del Signore. Vedi là Gianni, vedi quel pecorello là, non abbiamo sfruttato tutto il minimo, mia moglie ha sfruttato tutto il minimo spazio che è possibile. Bene, allora per concludere questo nostro viaggio le formuliamo da tutta la redazione auguri di buon Natale. Siamo la redazione, ringraziamo tanto, cioè, sperando che qualcuno venga a vedere, perché non devono aver vergogna, che noi l'abbiamo fatta anche per la popolazione. Ci dà la casa è aperta. Un po' di soddisfazione, la casa è sempre aperta. Cerchiamo di cercare di farlo venire, come devo farlo? Venite che non c'è bisogno di vergogna, di niente, qua aspettiamo, se no non lo facciamo più. Dovete continuare. Se lo invece devo vedere solo io, basta. No? Francesca, qual è la scena più bella? Quella che ti ha colpito di più? È questa in cui c'è Erode che fa uccidere tutti i bambini appena nati per cercare Gesù, tutti quelli maschi. E qua fa vedere Erode e i soldati e un bambino che viene ucciso dal soldato.